questione delle esportazioni dei principali acquirenti di armi. Torno alle mie slide molto velocemente. I regolamenti, ma c'è un regolamento a livello europeo per quanto riguarda le esportazioni di armi? Sì, c'è stato dal 98 un codice di condotta che è stato un po' rafforzato in una posizione comune, ma attenzione, la posizione comune non è né vincolante né sanzionatoria, e cioè paradossalmente se l'Italia sfora le quote latte e si becca una multa perché ha sforato una direttiva europea, se l'Italia sfora le quote armi non si becca nessuna multa, tanto per capirci in maniera molto in sottotono. Però è positivo che ci sia una posizione comune, qui è il titolo, è la posizione comune 2008-944 che definisce le regole comuni. Cosa dice questa posizione comune? Molto sinteticamente e molto velocemente, che gli Stati europei sono intenzionati, determinati a definire degli standard alti per quanto che devono essere considerati almeno la base minima, standard alti che devono essere considerati la base minima, non la base massima, la base minima per quanto riguarda i trasferimenti di armamenti e anche a rafforzare l'informazione, eccetera, eccetera. Sono determinate a prevenire l'esportazione di armi e tecnologie militari che possono essere utilizzate per la repressione interna. Questo è scritto in questo preambolo. Gli Stati dell'Unione Europea intendono rafforzare la cooperazione e promuovere la convergenza nel quanto riguarda questa cosa. Questa posizione comune ha 8 criteri. Il primo, rispetto degli obblighi internazionali. Fondamentalmente dice, rispetto. I paesi dell'Unione Europea si impegnano a rispettare le risoluzioni internazionali per quanto riguarda gli embarghi, eccetera, eccetera. Criterio 2, il rispetto dei diritti umani nel paese di destinazione finale. E c'è scritto, così come il rispetto della legge internazionale. E c'è scritto che devono essere vietate le esportazioni se c'è il chiaro rischio che quella tecnologia militare possa essere impiegata per la repressione interna. Ma attenzione bene, il trucchetto dove sta questa parola? Che quella tecnologia militare, come dicevo prima, la pistola può essere usata per repressione interna, il radar di puntamento no. Però se tu lo vendi ad un paese che viola i diritti umani, e qui è il punto sostanziale, tu contribuisci, chiamiamolo così, alla potenza di fuoco, alla potenza militare di quel paese e quindi alla capacità repressiva di quel paese. Allora non puoi dirmi, ma io ho esportato missili terra-aria che servono da contraerea, e poi come eravamo, piccolo episodio, che siamo dato un po' lungo, l'Italia appunto ha esportato sistemi terra-aria spadaspide per 400 milioni di euro al Pakistan qualche anno fa, e siccome come rete disarmo ogni anno abbiamo un incontro con il consigliere militare, che è un militare del Presidente del Consiglio, e presenti c'erano anche i funzionari del Ministero degli Esteri, quando gli ho contestato questo 400 milioni, guardi che questi 400 milioni sono sistemi spadaspide, no, perché non era scritto nella relazione, dice sì, però sono sistemi di contraerea, non servono per violare i diritti umani in Pakistan, frase del Consiglio militare. Noi, per dirvi, li abbiamo usati durante il G8 di Genova appunto per prevenire attacchi militari, e Vignacchi ha risposto, non abbiamo un bel ricordo di quei giorni, non abbiamo un bel ricordo di quei giorni. Cioè la potenza repressiva che si è vista alla Diaz la vedevi anche dei sistemi spadaspide che servivano da contraerea. È la stessa logica. Ecco, se non usi quel criterio lì, cioè che tu stai contribuendo alla potenza militare di un paese repressivo autoritario, non è che puoi dirmi non gli ho esportato le pistole perché con quelle può sparare. Però questo è il wording, diciamo così, il modo di fare la posizione comune, no? La situazione interna del paese di destinazione finale,
Per quanto riguarda le tensioni, c'è un paese che appunto è appunto in stato di tensione, quindi divieto di esportare armi che possano contribuire o prolungare tensioni e conflitti. Quarto, il criterio di preservare la pace e la sicurezza regionale, la sicurezza degli stati membri e degli stati loro alleati, quindi interviene un altro criterio. Il comportamento del paese acquirente per quanto riguarda la comunità internazionale e la sua, soprattutto il suo comportamento riguardo al terrorismo, insomma non si vuole vendere a un paese che fomenta il terrorismo. Criterio 7, l'esistenza del rischio che le tecnologie militari possono essere vendute sia all'interno del paese o anche fuori, cioè triangolate fondamentalmente, anche se deve esistere, ci possa essere un rischio evidente, questo è interessante anche gli altri ovviamente. Ma il criterio 8 è molto interessante, la compatibilità delle esportazioni militari con la capacità tecnologica e economica del paese destinatario, tenendo conto del fatto desiderabile che gli stati dovrebbero rispondere alle proprie esigenze legittime di sicurezza e di difesa con la diversione minima di risorse umane ed economiche per gli armamenti. E cioè, tanto per capirci, l'Arabia Saudita che importa armamenti più di ogni altro paese al mondo, nella fascia sud del mondo, da parte dell'Unione Europea, come abbiamo visto, dedica l'11% del proprio PIL alle spese militari. Quindi non è a least diversion of human and economic resources. Altro che least diversion. È chiaro che l'Arabia Saudita può permetterselo perché ha petrolio. Ma allora qui interviene un altro criterio, non questo, è un criterio economico. E qui ho già presentato le prime 20 schede. Molto velocemente alcune fatti sull'Italia. L'Italia ha questo tipo di, in blu vedete le autorizzazioni all'esportazione di armamenti e in marroncino, insomma, questo qui, le consegne effettive. Attenzione che però nelle autorizzazioni di esportazione ci sono anche le licenze di produzione, tutti i servizi in loco, è un tecnico che va, viene pagato per fare in un paese appunto per sistemare determinati sistemi d'arma, per aggiornare le truppe eccetera eccetera, è autorizzato a farlo, però non è una consegna effettiva di armi, però è un servizio, quindi tutti i servizi, tutto quanto non rientrano nelle consegne effettive. Come vedete c'è un grande picco nel 2009, poi scende nel 2010 e ricomincia a salire, ma in questi tre anni praticamente siamo oltre i 3 miliardi di autorizzazione alle esportazioni, quindi addirittura verso 5 in questo anno, che sulla media, che è sempre stata intorno ai 1.500, ai valori costanti ovviamente, poco più poco meno, è un grande salto. Quindi cosa voglio dire con questo? L'industria italiana della difesa oggi si regge in piedi grazie all'esportazione di armi. Se non ci fosse l'esportazione di armi, adesso vediamo verso chi, no? Se non ci fosse questo tipo di esportazione di armi, buona parte dell'industria italiana dovrebbe essere riconvertita o chiusa.